Questo trabocchetto cinese che ho tra le dita è uno degli esperimenti più cattivi e difficili che facciamo fare ad ogni paziente che entra nella nostra clinica. Sia che soffra di dolore cronico, di acufene, che voglia perdere peso o voglia diventare più sicuro di sé, lo facciamo passare attraverso questo esercizio. Si mettono le dita all'interno e una volta che le dita sono dentro, devi cercare di tirarle fuori. Ma più cerchi di allontanarti e più le maglie di questa trappola si stringono, non lasciandoti uscire. Le persone cercano di spingere con più forza, cercano di strattonarlo, cercandolo di rompere. Questa però non è la strategia giusta. E spesso quello che ci succede nella vita è la stessa cosa. Non ci piace il dolore, cerchiamo di combatterlo, di scapparne. Non vogliamo sentire l'acufene. E allora lo allontaniamo e spingiamo più forte. Vogliamo perdere peso a tutti i costi, combattere contro i cibi e ci allontaniamo da tutto quello che desideriamo e vogliamo per perdere quei chili di troppo. Attraverso questo esercizio però le persone imparano che a volte la soluzione è quella più inaspettata, è controintuitiva. Bisogna cercare di avvicinarsi, di conoscersi, di comprendere per poi permettere di essere liberi. E attraverso questa metafora e questo esercizio, attraverso la lettura di numerosi libri di psicologia che mi hanno insegnato tante cose, che ho capito come anche tu potresti conoscere un sacco di aspetti di nutrizione, di attività fisica, di come dormire meglio, ma se non impari a conoscere come funziona la tua testa, tutto il resto non servirà a niente. Ed è così che in questo video voglio condividere con te una delle conoscenze più importanti della psicologia moderna, una degli aspetti essenziali della nostra natura che ti aiuterà a vivere meglio con te stesso e ad ottenere ciò che vuoi. Alma Physio. Curare, non trattare. Questo piccolo esperimento carino, divertente, che puoi comprare anche tu ai tuoi figli o ai tuoi nipoti, è una versione delicata e semplice di un allenamento e di un test che fanno nella Marina Militare Americana. Loro sono un po' più cattivi di metterti le dita all'interno di questo trabocchetto. Legano mani e piedi dello sventurato, lo buttano nella piscina e gli chiedono di sopravvivere in quella condizione per almeno 5 minuti. La reazione che ha la maggior parte dei cadetti è quella di entrare nel panico, è quella di cercare di divincolarsi a tutti i costi, usando la forza, usando qualsiasi strategia. Purtroppo però, più cercano di usare la forza, più agiscono per uscire da quella situazione e più la loro agitazione li porta sotto, finendo poi per fallire. Solo i più calmi, solo i più controllati, solo i più esperti riescono ad andare avanti per 5 minuti e più, lasciando che il peso del corpo li porti fino in fondo alla piscina e saltellando fuori ciclicamente e ripetutamente e lasciandosi cadere nel fondo per poi risalire a galla lentamente. Questi due esperimenti, quello militare e quello del trabocchetto cinese, ci insegnano una legge controintuitiva ma che spesso capita a tanti di noi. In questi casi, più ti sforzi e più entri in panico, più consumi ossigeno e più le cose andranno male. Come mai succede così allora? Perché non lo capiamo fin da subito? Fin dai tempi della scuola siamo abituati a vedere che se facciamo 1 otteniamo 1 e se facciamo 2 otterremo 2 in modo lineare. Ed è per questo che anche in altri aspetti della vita ci impegniamo al massimo per ottenere quello che vogliamo. Questa legge però non funziona per tutti gli aspetti della persona. Perché sì, se sei in una fabbrica o se devi scrivere 100 volte una frase, allora lo sforzo è direttamente proporzionale al risultato. Se ti sforzi 5 minuti otterrai un risultato di una certa quantità, se ti sforzi 10 minuti ne otterrai il doppio e così via, proprio come in una catena di montaggio di una fabbrica. Ci sono però altri aspetti nella vita in cui è coinvolta più la parte mentale, in cui questa relazione diretta viene meno. Sappiamo tutti infatti che se studiamo per un'ora avremo un buon risultato, ma se andiamo avanti protraiamo quell'ora per 2, 3, 4, 5, il risultato non sarà direttamente proporzionale, ma anzi
più andremo avanti, più ci sentiremo stanchi e saremo meno performanti. Questo perché, al contrario di un lavoro in fabbrica, quando è coinvolta la mente, il beneficio lentamente va a diminuire. Questo aspetto è conosciuto come quello dei benefici decrescenti e sono sicuro che ne avrai esperienza tutti i giorni. È infatti estremamente piacevole per tutti farsi una sauna o un massaggio una volta al mese o ad ogni tanto, ma farlo tutti i giorni o due volte al giorno fa piano piano scendere il piacere che ne avrai dallo stesso. Questo è vero anche per il tuo piatto preferito, per la tua settimana in vacanza, per quante volte vai a giocare con i tuoi amici o per quanti viaggi all'estero hai fatto. Più ne fai e più questa cosa diventa frequente, meno sarà il ritorno in termini di piacere e soddisfazione. C'è un'altra esperienza però, un'esperienza nuova che magari anche tu non conosci. È proprio quella dei benefici contrari. Più ti sforzi in una cosa e meno otterrai benefici. Questa risposta non è comune e avviene in particolare in determinate condizioni. Per esempio quando vuoi imparare a ballare o quando vuoi impressionare qualcuno. Ma questa legge è particolarmente vera ed applicabile proprio a tutto quello che passa nella nostra mente. Ed è per questo che per ognuno di noi è essenziale conoscerla molto molto bene. Altrimenti potremmo trovarci inchiodati combattendo contro qualcosa che non ci permette di essere liberi ma ci porta sempre più giù nell'affogare. Non ci permette di essere liberi, ma ci porta sempre più giù nell'affogare. Quando si parla di esperienze emotive, quando si parla di mente, spesso la legge inversa è quella che predomina. E più cerchi di essere felice, e più ti rendi conto di non essere felice. Più cerchi di essere sicuro di te, e più quella sensazione di insicurezza ti pervade. Più cerchi di controllare l'ansia, e più questa aumenterà. Più cerchi di combattere un dolore o un fischio all'orecchio, più questi si faranno sentire più forti. La psicologia a volte è cattiva, ma è proprio così che funziona. Più cerchi di promuovere un certo stato d'animo, e più invece crei quello opposto. Non so se hai capito allora l'importanza di questo aspetto, non so se te ne rendi conto. Quante volte cerchi la felicità che non arriva, che ti fa sottolineare solo quanto sei infelice? Quante volte cerchi di stare calmo e in controllo, ottenendo semplicemente uno stato sempre più ansioso e preoccupato. Come un cane che si morde la coda, sembra proprio che il problema te lo stai creando tu, contro te stesso. Agisci appunto come il cane che gira intorno a sé, senza rendersi conto che la coda è parte di sé e che sta combattendo contro se stesso. L'obiettivo in questi casi non è continuare a seguire la coda o continuare a spingere in fuori cercando di far uscire le dita, e tantomeno combattere contro le manette o contro i legami che ti tengono sott'acqua e non ti permettono di respirare, come fanno i Marines della Marina Americana. L'obiettivo in questo caso, l'insegnamento, è quello di rinunciare, di lasciare andare, di accettare. Ci sono momenti nella vita in cui l'unica risposta efficace è quella di perdere il controllo, di non averlo, di lasciare che le cose vadano come siano, senza cercare di modificarle. Recita così una famosa poesia: Signore, dammi la forza di cambiare ciò che può essere cambiato, di accettare ciò che non può essere cambiato e dammi la saggezza di capire la differenza tra le due cose. In effetti, se ritorniamo al nostro riassunto principale, ci sono tre cose importanti da capire. La prima sono le situazioni comuni, in cui lo sforzo che facciamo è direttamente proporzionale al premio che riceveremo. Sono quelle cose più semplici, come più tengo in mano la scopa e spazzo, più la casa sarà pulita, o più picchio col martello e più il chiodo andrà dentro. Poi ci sono invece le cose più complesse che riguardano anche le emozioni e la mente, e quindi più facciamo una cosa e meno otterremo risultati. È un passo enorme e importantissimo e benefico passare da avere un amico a due, ma se da 50 passiamo a 100, la differenza, anche se è sempre il doppio, non la percepiamo più come prima. E per finire invece la terza situazione, che sono tutte cose che passano all'interno di noi, hanno invece una relazione inversa. Più ci sforziamo di ottenere una cosa e meno la otterremo, e più ci allontaneremo dalla stessa. Non vogliamo più sentire dolore? Lo sentiremo sempre di più, perché lo stiamo combattendo. Non vogliamo più sentire un fischio all'orecchio come l'acufene? Lo sentiremo sempre di più se cerchiamo di combatterlo.
Vogliamo a tutti i costi perdere peso, non mangiare quei cibi. Piano piano invece finiremo per mangiarli sempre di più e per non raggiungere mai i risultati. Come nel caso del trabocchetto cinese, l'unico modo per uscire dalla trappola non è scappare, combatterla, ma avvicinarsi, entrarci dentro, avvicinare le dita, ruotarle lentamente in modo tale che le maglie si allarghino e tu possa uscire. Ed è attraverso questa metafora, che ancora una volta viene descritta da tantissimi libri di psicologia, che si capisce come tante cose nella vita devono essere accettate, avvicinate, per essere conosciute e comprese. E il dolore e la sofferenza forse sono quelle cose più importanti proprio da accettare e da comprendere, evitando di scapparne a tutti i costi. Adesso lascio la parola a te, vorrei che anche tu qua sotto potessi condividere con me, con la community, quali sono le cose che non riesci ad accettare. Che battaglia stai facendo contro te stesso che non vincerai mai e che ti porterà solamente a sofferenza e a maggior problemi. Tanti di noi cadono in questo errore, io stesso ancora oggi tra l'altro faccio queste mie battaglie interne che non portano a niente. Ogni tanto fermarsi a riflettere e capire con queste magari metafore dei trabocchetti o dell'acqua qual è la vera reazione ottimale per gestire certe situazioni ci potrà veramente aiutare e portare lontano. Prima di andare via ti invito a mettere un pollice in su e iscriverti al canale, e se vuoi contribuire con un piccolo contributo mensile puoi cliccare qui in basso sul pulsante abbonati. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao e grazie.